Vabbè, non ti perdi niente. Oh Welcome, mio. welcome, eccoci qui come il prezzemolino sui peperoni. Sorpresa, Buongiorno. surprise, Ciao Donato, ciao a tutti. Ieri è stata una trasmissione con connessioni molto particolari. Donato è stato espulso dalle piramidi. Ieri sera non lo volevano proprio, quindi c'ero solo io, ragazzi. Trovate un video solo con me, scusateci veramente tantissimo, ma l'energia, come vedete ieri, era molto, molto, molto particolare. Vedete, adesso le potete vedere, ve le farò vedere con la luce. Io sono a Cairo, ho le piramidi che si vedono, si vede la punta di la mia Cheope dietro di me, e supportano, sono su una terrazza, una luce fotonica. Oggi c'è un sole, il sole dell'Egitto, il magico sole della mia terra, meravigliosa. E quindi niente, quello di ieri è un messaggio che se vi è arrivato e vi arriverà, tenetevelo. Oggi vediamo che cos'altro vogliono dirvi. Ok? Per Un questa secondo onda. solo, ho donato un video per questa onda del King 66 all'acciatore dei mondi magnetici. Oggi siamo già nel tono lunare, vero Donato? Dico bene? Esattamente, mano lunare 67. Una mano, una mano. Vediamo. Un secondo che contento. Doppia chance, questa onda ci dà opportunità. Evidentemente c'ha da dirmi tante cose questa onda, perché ci fanno fare un repeat. Ecco. Condiviso. E abbiamo deciso ieri sera tardi, che proprio Donato, proprio stranamente, mentre le altre volte è riuscita a rientrare, questa volta finalmente ha detto: oggi non puoi passare, non si passa, non si passa. Quindi benvenuti nell'onda dell'acciatore, come dicevo ieri, voglio rinascere, quindi una grandissima possibilità di lasciare andare degli attaccamenti, di lasciare andare, guardare veramente che cosa serve nella vostra vita. Ovviamente, come sapete, io canalizzo tramite i miei oracoli e non so assolutamente cosa ho detto ieri, quindi mi ripeterò se vi erano cose nuove, quindi ascoltate, se avete voglia di ascoltare. E Donato invece ci sciorinerà questa meravigliosa onda con il suo Maya Galante. E io inizierei subito con l'affermazione del King di ieri, il King 66, tono magnetico, l'allacciatore magnetico, che è un King che mi appartiene perché fa parte di me, assolutamente sincronico, come sapete tutto è assolutamente sincronico. Ieri l'energia era assolutamente electric totale, con le due gocce mentre facevamo il live, quindi cose incredibili. Quindi facciamo un grande respiro ed entriamo nell'onda dell'allacciatore con l'affermazione del King di ieri, tono magnetico, il King 66. Io unifico per uguagliare, attraendo l'opportunità. Sigillo la riserva della morte con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Respiri, entriamo nell'onda. Io ieri mi sembra di aver parlato della morte. Perché la morte? Perché abbiamo sempre paura della morte. Abbiamo tantissime paure delle cose che si succedono, ma se pensate ogni morte, io ne ho vissute veramente tante, continuo a viverne tante. Ogni volta che succedono dei cambiamenti nella mia anima, nel mio percorso, nella mia evoluzione, per me è sempre un motivo per rinascere. Come se il mio corpo si rigenerasse insieme al mio spirito. E ogni volta è veramente un ricominciare, un rinascere. Ma ricominciare non vuole dire qualcosa che ricominciare da capo, no, perché sono salito e vado a lasciare andare qualcosa che non mi serve più. Per quello vi chiedo di guardare nelle vostre vite, che cosa c'è ancora che vi avete attaccato. Come vi dicevo, oggi questo kin arriva proprio dopo questa meravigliosa luna piena in Ariete, una bomba, e
nel corridoio dell'eclissi. Noi ci rivedremo con la prossima onda quando saremo già dopo la prima eclissi. Quindi cosa fanno le eclissi? Portano via delle cose, quindi tutto è sincronico. Questi 13 giorni che camminiamo oggi sono assolutamente potenti, potenti perché ci permettono di stare un attimo ad osservare la nostra vita. Cosa c'è che non vogliamo mollare? Che sia una relazione, che sia un lavoro, che sia un'attitudine, che sia un guardarci. Cioè, guardate, guardate veramente chi siete, non importa come siete, guardate l'essenza, quello che dico sempre, l'essenza, quella è l'unica cosa importante. Quindi lasciate veramente che osservate ogni parte, lasciate che venga fuori ciò che non vi appartiene più e lasciatelo andare. Faccio i giochi, ok, scusate, ho fatto una prova, volevo farvi vedere meglio il video, si vede solo la mia faccia, quindi lasciate quello che non è più per voi, ricordatevi che quello che è per voi non lo perderete mai, ma più voi vi intestardite perché lo volete bianco a pallini viola, non arriverà mai, arriverà magari invece completamente rosa e sarà assolutamente il vostro. Quindi lasciate che le cose arrivino a voi. Quando arrivano, sì, saltate, prendete. Ieri se la trasmissione è stata un po' saltare, la net veramente ci faceva fare salti. Ed è proprio così che stiamo andando a far centrare. Cioè noi dobbiamo saltare, guardare, osservare, essere pronti a quello che arriva, che è pronto per noi. Quello che non vi serve più, lasciatelo. Abbiamo troppe cose, ci riempiamo di tante cose, l'essenza non serve nulla. Io spero che un giorno voi verrete con me nel deserto per fare un viaggio iniziale, capirete che non vi serve assolutamente niente, serve voi stessi, la vostra anima, la vostra essenza, basta. Quindi questa onda ci insegna ad osservare, ci insegna a trasformarci, a lasciare andare ciò che non serve più. La trasformazione non è finita, la nostra anima ha una vita infinita, lasciate che questo sia andiamo a vedere che cosa dice questa esatto, mi viene da ridere perché quello che mi hanno appena detto questi 13 giorni dell'onda vi chiedono di diventare veramente le regine e re della vostra vita. Vi chiedono di avere la visione davanti a voi di ciò che volete manifestare nella vostra vita. Qual è il progetto che volete raggiungere? Anche se è un progetto molto ambizioso, datevi il permesso di sognare. Ricordate che i sogni vanno lavorati. Io ho sognato la mia casa e milioni di volte di esattamente, perfettamente nel posto, esattamente come la volete, esattamente, non c'è nulla che manca, esattamente nel posto che la volevo, come la volevo, perfettamente e con i cambi osate sognare, non abbandonate i vostri sogni fatti da bambini e da ragazzi, non li abbandonate, quindi mantengono i pensare, ma dovete avere la forza di tagliare, di rompere quelle cose che impediscono l'abbondanza per fare in modo che quel sogno possa diventare realtà. Ok? Quindi imparate a tagliare, imparate a lasciare andare le cose, state veramente nel vostro centro e osservate e aprite il vostro cuore. Perché i vostri sogni sono nel vostro cuore, quindi manifestate tramite il vostro cuore e andate veramente avanti. E abbiate il coraggio di tagliare e di portare avanti le cose che sapete che sono per voi, non quelle che non sono per voi, ok? E rimanete lì, osservate, respirate. E quando arriva, quando si mostra la cosa che veramente voi volete manifestare, allora sì. Fare un salto che dicevo prima, ok?
Guardate, l'onda dice, inizi ieri c'è bisogno di portare ordine, c'è bisogno di rimettere giù delle basi nuove, c'è bisogno di darsi il permesso di riordinare tutto quello che non è in ordine nella tua vita. C'è un nuovo ordine. Il nuovo ordine dice: io mi riconosco, io so chi sono, quindi cammino per quello che sono e inizio un nuovo cammino. Cosa faccio in questo nuovo cammino? Mi fermo e lascio che il mio cuore, con tutti i suoi raggi, il mio diamante, trasmetta intorno a me e manifesti ciò che sono e arrivi a me ciò che mi serve. Allora in quel momento io sarò al centro della libreria multidimensionale e avrò tutto il multitasking a mia disposizione. Basterà spingere, muovere un dito e le cose avverranno. Devo essere proprio ben centrata nel mio cuore, ricordate. Assolutamente, e devo lasciare andare. Mi chiedono proprio di tagliare questo momento, vi chiedono un affidamento totale, affidamento che a voi stessi, al vostro grande maestro, a chi siete voi stessi, e dovete cambiare il modo di vedere le cose, di cambiare la metà di questa onda. C'è qualcosa che è vecchio, obsoleto, che siamo già in qualcosa di nuovo, ci sta chiamando. Allora sì, che nel momento in cui voi lasciate andare, permettete veramente di nascere verso, di rinascere verso qualcosa che è nuovo e di guardarlo da un altro punto di vista, allora sì che la strada si apre. E se ne aprono diverse strade, potete camminare dove volete, non c'è nessun problema, okay? E riporterete quell'ordine, porterete un'armonia grandissima intorno a voi, sarà molto importante, e vi metterete in contatto con la vostra verità, che l'unica cosa che vi potrà far trasformare, che può far lasciare andare, che può far rinascere, è seguire il vostro, la vostra verità, la vostra voce, la vostra anima, quella che vi guida. Qui siamo qua perché dobbiamo tornare in contatto con il cuore e dobbiamo lasciare che l'anima ci guidi, capite? Questo è molto importante. Quindi a quel punto si manifesteranno i nostri sogni, voi vedrete veramente ciò che volete portare e vi darete il permesso anche di poter sognare quella cosa che vi dava tanto, tanta angoscia, ci fate troppo grande, ma figurati se ce la posso fare per quella roba lì. Invece sì, ce la potete fare. Perché in mano avrete tutto per onorare quella strada, in mano avrete tutti i doti per poter camminare strada. Datevi il permesso di morire per rinascere, datevi il permesso di lasciare andare ciò che non è più per voi, ciò che è finito, le cose che hanno finito un ciclo, non le possiamo mettere, non ci possiamo rimettere il maglioncino di quando avevamo 10 anni. E ora che quel maglioncino lo diamo via e che smettiamo di pettinare le bambole, vero Donato? Basta, basta. Ragazzi, adesso pettiniamo qualcos'altro, pettiniamo i nostri sogni, ok? Andiamo a vedere che cosa sono gli aiuti oggi. Tutto di oggi. Devo l'avviare tutto. Ah, guarda, il tempo non lo vedrete perché non si vede, però si vede niente, sì, però va bene. Si vede. Okay. Tempo giusto per le direzioni, quello che ho detto adesso, è il momento perfetto. Le crisi ci portano via ciò che non è più per noi. Questa onda dell'acciatore ci chiede di trasformarci tramite la morte, di rinascere. E questo è il tempo per prendere la direzione giusta per voi, qualsiasi sia. Sotis, la stella Sotis, che è Sirio, si manifesta con tutto il suo splendore, si espande intorno a noi, nel nostro cuore. E vicino c'è il Dio Amon, che è l'amore incondizionato, il grandissimo amore, insieme al Dio della Luna e il Dio Consu. E ci proteggono, in mezzo c'è il mio amato Anubis, che è il maestro del cuore, quindi non dimenticate il cuore a stella Sotis sta illuminando il vostro cuore, quindi per favore non mollate,
in questo momento state concentrati su di voi e non siate interessati a nient'altro. La vostra verità, siete egoisti, egoisti per voi stessi, egoisti non vuol dire che non mi prendo cura degli altri, ma priva ci sono io, se non mi curo nessuno mi può curare, se non mi amo nessuno mi può amare. Questo sia un momento oggi. L'altra carta è il saggio, quindi comprendo la strada che devo percorrere, comprendo ora e capisco che la direzione è giusta, che è il momento giusto per poter fare quel cambio che tanto mi fa paura, ho paura di morire, ho paura di perdere le cose, ho paura di perdere il mio amore, ho paura di perdere il lavoro, basta avere paura. Abbiate il coraggio nel vostro cuore, tramite Sirio, la stella Sotis che vi illumina, di comprendere quanto siete ricchi e quante possibilità avete. Grazie, ho chiacchierato moltissimo con una macchinetta e adesso vi leggo il meraviglioso poema. Qui passo la parola al mio compagno di merito. Grazie sempre di ascoltarmi. Grazie. Mi ha dato un'energia propulsiva che ero praticamente nella navicella spaziale, non trasmettevo da questa sedia, ma da sopra, dal cielo, da aliena quale sono. E mi trovo benissimo quando vado in campo, poi voi capirete un giorno. Io sono lo Ierofante, codificato dall'allacciatore dei mondi. Sei il mio libero, la radice del mondo. Io sono il grande equilibratore che restaura l'equilibrio in tutti i mondi. Il sacro ordine di tutte le dimensioni illumina il mio essere. Perché io sono il maestro delle arti della temporalità che tutti i veri cercatori devono venire a conoscere. La morte è il grande regno interdimensionale della galassia, il deposito della saggezza, è il tesoro nascosto, scongelato dalla paura. Specializzato nelle arti dell'allacciatore di mondi, io sono il grande distruttore dell'illusione, colui che leva la vernice della convenzionalità che la civilizzazione ricopre. Incommensurabilmente profonda è l'estensione della mia conoscenza. Io rivelo tutto, ma solo coloro che sanno possono vedere cosa io rivelo. L'arcobaleno è la mia corona, perfetto è l'ordine che detengo. Conoscere me è morire al vostro falso sé. Vedete cosa dice l'allacciatore? Esattamente ciò che ci hanno comunicato adesso, cioè torniamo alla verità, torniamo veramente a chi siamo, mostriamoci come siamo tutti bellissimi, siamo veramente tutte stelle che brillano, siamo degli spiriti stupendi. Quindi in questo allacciatore chiedo anche di trovare la bellezza del vostro spirito e lasciarvi guidare quell'amore incommensurabile che sta guidando ognuno di voi. Io ringrazio il momento, grazie per tutto l'amore che mi date, l'amore che mi date a me e ti permette. Quindi grazie, grazie, grazie. Grazie di seguirci. A te, Donato. Grazie, tesoro. Oggi è andato liscissimo la connessione anche, quindi è stato tutto così come doveva essere. Doppio messaggio questa onda. Benissimo, ora entriamo un po' nella descrizione dell'onda, quindi di questo meraviglioso glifo che fra l'altro sta guidando il mio cammino in questo anno, perché io stanno sul blocco dei mondi planetario. E Cinzia, per cortesia, potresti mettere il perché si sente il vento che fa un po' di... Aspetta. Ok, perfetto. Così sento meglio un po' quello che dico anch'io. E in pratica, dicevo, sì, conosco molto perché fa parte della mia famiglia, diciamo, galattica, in questa mia incarnazione, e quest'anno proprio incarno l'allacciatore dei mondi. Sono molto... quindi onorato e diciamo toccato da questa energia,
lungo questa onda che, come già accennava Shams, non fa altro che ricordare a noi quanto in realtà la paura è, che poi genera le divisioni, e genera le differenze, genera l'ignoranza, appunto, non fa altro che separarci l'uno dall'altro, ma allo stesso tempo, per paradosso, crea questi attaccamenti. Attaccamenti significa proprio che noi per paura, appunto, ci accozziamo a queste situazioni, a queste persone, a un modo, diciamo, di vivere la nostra quotidianità in una maniera stantia. Ecco, il lacciatore dei mondi è il glifo che rappresenta, diciamo, anticamente il glifo rappresentava proprio il teschio, la morte, quindi era il segno, fra l'altro, per appunto i Maya e poi gli Aztechi, più fausto di tutti e 20 i glifi. Pensate quanto onoravano e quanto riconoscevano in questa simbologia questa morte come immense possibilità. Infatti le opportunità sono, diciamo, fra le parole chiave di questo glifo, l'opportunità, e quindi la possibilità di darci un'altra possibilità, di morire e di lasciare quello che appunto non descrive più il nostro cammino e non riflette appunto il messaggio che la nostra anima, attraverso questa missione, questa incarnazione, deve proseguire, perché se noi rimaniamo diciamo nel ristagno della paura, noi rimaniamo immobilizzati, e se invece noi accettiamo che comunque la morte, come passaggio, perché non è altro che un portale, la morte è un passaggio, appunto, come diceva il poema, un passaggio interdimensionale. Noi siamo arrivati su questo piano fisico attraverso una morte, perché noi da spirito abbiamo scelto di morire come spirito per nascere, quindi dentro l'utero, insomma, in questa incarnazione, nascere dentro il corpo. Quindi noi veniamo già da una morte e ritorneremo a quella morte, a quel grande spirito che ci tornerà sempre ad accogliere, e la nostra anima si è scissa appunto perché dovessimo ricordare qual è la nostra missione e l'ordine che dobbiamo riportare per ritornare poi sempre più in alto e sempre più evoluti su un piano spirituale. Quindi questo è, alla fine dei conti, se voi ci pensate, noi esseri umani siamo tutti quanti collegati e connessi da queste, secondo me, tre forze primarie che ci rendono umani, ci rendono uno uguale all'altro, ok? Quindi è la vita, ovviamente, la morte, scusate, l'amore e la morte, perché ogni persona che noi incontriamo su questo piano sono assolutamente vincolate a queste tre grandissime forze che ci danno la possibilità, come dicevo appunto, di evolvere, di ritornare, quindi questo eterno ritorno, la morte come passaggio. Quindi riallacciamo questa connessione per vincere la paura e per muoverci più velocemente, così come il suo glifo analogo, che è il viandante dei cieli, ci chiede di fare, cioè quindi portare la nostra profezia, portare il nostro messaggio, veicolarlo, vigilando dall'alto e prendendo lo spazio in totale sicurezza e fiducia di quello che siamo e del nostro messaggio che dobbiamo veicolare e portare qui sul piano terreno come su altre, in altre direzioni. Attraverso la possibilità del, appunto, poter ritrovare quella sicurezza, entra in gioco appunto il guerriero, che è il suo glifo antitesi, e che crea completamento, perché senza la forza, il coraggio e come dire, anche l'intelligenza che sviluppa il guerriero, quindi l'intelligenza
che crea appunto il coraggio, ok? Il coraggio di vincere la paura, di andare oltre il consueto, oltre il giardino conosciuto, ci fa ritrovare quei tesori che sono lì sul sentiero in avanti, però che ci aspettano, e aspettano che noi ci muoviamo, che noi crediamo in quella visione che teniamo nascosta nell'occulto di questo, di questa meravigliosa firma che è l'aquila, l'aquila cosmica che ci dice vai e osserva e assolutamente comprendi dall'alto del tuo sé qual è il raggiungimento, qual è l'obiettivo, qual è l'orizzonte molto più ampio di quello che ci si presenta diciamo appunto in questa incarnazione ove vige la legge della dualità, ok? Ma senza la dualità noi non capiremmo, non capiremmo così come non capiremmo che siamo esseri impermanenti. E una volta capito questo, noi ci rendiamo liberi, ci rendiamo assolutamente immortali, perché la nostra anima è immortale, quindi riusciamo appunto a varcare queste dimensioni, questi mondi continuamente attraverso questa grande chance che ci dà la morte per incarnarci, per ritornare, per viaggiare attraverso le nostre miliardi di esperienze che abbiamo fatto fino a qui e che andremo poi a completare. Per fare questo, ovviamente, cioè, nel senso, il raggiungimento di questa onda, infatti, non è altro che lo specchio cosmico, che anche questo conosco molto bene, e quindi ci dice esattamente che quell'immagine che noi davamo e pensavamo unica di avere di noi stessi, va assolutamente oltrepassata. Quindi oltrepassiamo quella canonica immagine e significato che davamo a noi stessi perché rimaniamo imprigionati in quella cornice, non possiamo andare oltre, andare a varcare questo altro passaggio che ci farà varcare questo specchio, che sono questa onda è veramente molto molto forte proprio per questo, perché all'inizio appunto ci insegnerà tutto questo che vi ho detto, e dopo alla fine sarà come un ritrovarsi di fronte a una diversa parte di noi stessi, una parte che noi non conoscevamo e che assolutamente, come lo specchio dice, ci dà accesso ad altre immagini e significati appunto di quello che noi portiamo e di quello che noi riflettiamo, cioè nel senso sì, riflettiamo e poi proiettiamo in esterno. Dunque, poi andiamo proseguendo con in realtà oggi, perché questo era ieri ed è tutta la tematica comunque dell'onda, vi ho presentato. Oggi abbiamo la possibilità e anche l'obbligo di poter, come dire, guarire trovando questi nuovi ingredienti attraverso l'energia della mano blu lunare per poter conoscere e sperimentare che cosa in realtà risuona e diciamo può diciamo confermare quello che noi siamo in grado di poter creare, di poter ottenere e stabilizzando appunto questa conoscenza dentro di noi realizzeremo quello che pensavamo per noi essere impossibile realizzare. Ma prima di questo dobbiamo appunto sfidare e metterci di fronte a questi nuovi mezzi, queste nuove possibilità che ci vengono di fronte. Quindi dobbiamo espandere la nostra conoscenza per poter ricercare bene quali saranno i nostri nuovi mezzi. Poi abbiamo nel giorno 3, domani, la stella, altra grande attivazione della stella elettrica, dove ci chiede di appunto veicolare la nostra bellezza, ciò che per noi è eleganza, è originalità, è arte. Qui noi dobbiamo assolutamente ricreare
quella luce e quella speranza nel poter rinascere sotto una luce che descrive più fedelmente chi siamo e quello che possiamo creare, quindi nel quotidiano, e sarà una grandissima spinta verso la bellezza, verso ciò che ci fa stare bene, grande possibilità di attuarla. Poi abbiamo la luna rossa autoesistente, che rappresenta in toto il tema che stiamo affrontando tutti noi esseri umani in questo anno galattico, perché questo anno è proprio sotto l'egida di questa energia, proprio di quel giorno lì. Quindi attenzione, perché avremo grandissima possibilità di portare in equilibrio ciò che a noi ha diciamo destabilizzato emotivamente, per riuscire a ritornare in quel corso, in quel flusso fluido e pulito, per riuscire quindi a definire che cosa realmente ci ha ferito, lo perdoniamo, lo lasciamo andare, ma poi si va assolutamente avanti, e quindi anche qui è un giorno importante per poter trovare questo balsamo, questo rimedio che ci servirà per purificare sempre di più la nostra essenza, ecco, e quindi ritrovare poi quindi più facilmente noi stessi. Andiamo avanti con il cane intonante. Qui c'è la grandissima svolta della prima torre intonante, quindi qui il cane ci dà quella forza, come dicevo, di ritrovare questa chiave che non è altro che dentro noi stessi, quindi nel credere, quando arriveremo davanti a quello specchio, credere e onorarci ed amarci, perché senza l'amore verso noi stessi, ricordatevi che non possiamo irradiare ed essere abbastanza forti per nessuno assolutamente. Quindi dobbiamo assolutamente gridare ad alta voce quanto importanti e quanto veramente valiamo, quanto amore ci ha portato ad essere quello che siamo, e quindi portiamo avanti questa forza, questo potere che dell'amore che ci guida e che apre mille porte oltre la paura, ovviamente stando nel cuore. Poi abbiamo il giorno 6, la scimmia ritmica. Qui abbiamo modo di trovare una scimmietta molto, molto delicata, molto utile a tornare sempre comunque a riconoscere quel bambino, a riportarlo appunto nel gioco, nella leggerezza della magia. Quindi lasciarci anche illudere ci può servire, e anzi ci serve, a tornare a sognare, tornare quindi a sognare per poter cambiare. La scimmia ci rivolta e comunque diciamo ci punisce, ci fa dei dispetti se noi non stiamo nella magia del gioco. Quindi ricordatevi che l'illusione è tanto importante, perché senza illusione, senza sogno, non siamo nulla e non possiamo realizzarli poi questi sogni e questa magia. Dopo abbiamo appunto l'umano, mano giallo risonante, e qui siamo nel vero cuore dell'onda. Il tono 7 ci aiuta a liberare sempre di più questa saggezza che abbiamo maturato e che ci arriva in aiuto, invisibilmente, questo aiuto che sta sempre nel centro delle onde, ci viene proprio un reminder, ecco, ci ricorda quanto in realtà dobbiamo credere in noi stessi e dobbiamo assolutamente risintonizzarci a noi stessi, alla libertà che ci siete, ok, la volontà diciamo alta di noi stessi, che delle volte noi non ascoltiamo perché preferiamo scendere a compromessi, preferiamo per quieto vivere, per comodità, non, cioè lasciare che gli altri scelgano per noi, invece no. Nel tono 7 l'umano sceglie dalla propria voce superiore, ecco, dal nostro parallelo dimensionale alto, che vive in alto, che regna e ci guida.
guida le nostre scelte. Dopo abbiamo il tono 8, il tono galattico importantissimo, che è il viandante, come dicevo prima, alleato non a caso dell'allacciatore, quindi avendo integrato il percorso che abbiamo ultimato proprio ieri l'altro, siamo riusciti a ritornare diciamo a una nuova pelle con quel serpente cosmico, e abbiamo integrato tutti gli insegnamenti di poter esplorare in libera autonomia e vigilanza il nostro messaggio, dove dovevamo portarlo, dove dovevamo spostarci. Quindi in questo caso qui su questa onda ci fa cambiare molto più facilmente, con più sicurezza ci fa spostare la nostra diciamo la nostra individuale scelta di appunto veicolare il nostro messaggio, la nostra profezia, quello che dobbiamo portare a servizio verso gli altri, il nostro modello assolutamente integro e in armonia appunto con quello e con chi siamo. Dopo abbiamo il tono solare. Il tono solare è il mago solare ci fa assolutamente tornare a intendere quell'incanto e quel potere che ora siamo in grado di gestire e anche di proprio sì, di poter trasformare la nostra realtà, il nostro quotidiano, quindi trovare un nuovo spazio e poter ricevere dall'alto, radicare poi sulla terra questo messaggio alto che ci dà la possibilità di portare in luce appunto quali mezzi sono più adeguati per noi per cambiare quello che non va bene, e qui possiamo realmente proprio realizzare questo e porre veramente l'intenzione per farlo. Con questo mago usiamo questa bacchetta. Dopo abbiamo l'aquila planetaria blu. L'aquila planetaria ci allarga gli orizzonti interiori, quindi del nostro terzo occhio, e riusciamo a vedere e a definire questi orizzonti molto molto più da vicino. Riusciamo come con delle lenti a focalizzare bene che cos'è che questa visione anche interiore e questo terzo occhio ci dice e ci chiede di poter realizzare poi sul piano fisico e di manifestare. Ecco, quindi con questo potere di questa mente planetaria dell'Aquila noi riusciamo a carpire la visione interiore per poi portarla in esterno e manifestare questa visione sulla terra. Dopo abbiamo il guerriero giallo, qui abbiamo ovviamente la forza di sfida rispetto a quello che è la tematica di tutta l'onda. Quindi, come ho detto, il guerriero usa la testa, usa l'intelligenza, usa la razionalità del momento, dello stare del qui e ora, e la sua presenza gli dà il coraggio di raccogliere tutte le forze e trovare, diciamo, la forza di lasciare andare, dissolvere tutto ciò che è paura, timore ed è blocco. Quindi sciogliendo appunto tutto questo, spettralizzando tutto questo, il guerriero riesce a andare avanti e ad interlacciare appunto queste nuove terre, queste nuove anche dimensioni, se dobbiamo, ma comunque in avanzamento, ecco, verso il raggiungimento di questi grandi tesori che può andare a conquistare. Poi abbiamo la terra cristallo, qua ci stiamo quasi avvicinando alla fine. La terra cristallo ci chiede e ci dà la sicurezza e la certezza di poter interpretare e quindi anche comunicare poi al collettivo
tutti questi, questi nuovi linguaggi e questa, questa diciamo, arte che comunica attraverso i segni della, diciamo, della natura, il divino che si esprime attraverso il linguaggio della natura e quindi della terra. La terra ci comunica quanto noi possiamo entrare diciamo in questo flusso, navigando questa evoluzione e quindi consacrandoci a questo nuovo che poi in realtà è assolutamente sempre stato il nostro potere, ma nel cristallo è molto molto limpida la questione ed è quindi cristallina, riusciamo proprio a vedere attraverso questi segni il messaggio e la comunicazione che ci vogliono trasferire. Infine appunto incontriamo questo specchio, come dicevo, importantissimo cosmico, dove qui dobbiamo cercare di mantenere noi stessi, diciamo, l'essenza di noi stessi, quindi andare a guardare oltre quello che ci si presenterà, che sarà esattamente quello che è il termine di questa missione lungo questa onda, quindi trascendere quell'immagine che abbiamo e che diamo di noi stessi, che a volte non riflette e non proietta quindi quello che è la nostra vera essenza, quindi questo drago amico cosmico che sono io, fra l'altro, questo infatti è il mio preciso analogo, e ci dice proprio questo, ci dice stai fedele a te stesso, ma a quello che c'hai dentro, perché la chiave è lì, la chiave per vincere questa paura e sperimentare quello che c'è di nuovo e appunto di più grande là in attesa per noi, ce l'abbiamo dentro, ce l'abbiamo dietro, quindi questo specchio e questa immagine che normalmente ci appare, ecco, di fronte allo specchio. Perfetto, questo è quanto. Adesso vi leggo anch'io la mia versione del poema galattico, che recita: io sono lo ierofante codificato dall'allacciatore dei mondi bianco. Sei è il mio numero, la radice del cubo. Io sono il grande equalizzatore che riporta equilibrio in ogni mondo. L'ordine segreto di ogni dimensione illumina il mio essere. Perché io sono il maestro delle arti dell'assenza della morte, che ogni vero ricercatore deve arrivare a conoscere. La morte è il grande regno interdimensionale della galassia, il magazzino della mia saggezza, è lo scrigno del tesoro nascosto, libero dalla paura, abile nelle arti di costruire ponti fra i mondi. Io sono il grande distruttore di illusioni, strappo la coltre di convenzioni che la civiltà stratifica. Insondabilmente profonda è l'estensione del mio sapere. Io rivelo tutto, ma solo coloro che sanno possono vedere ciò che io rivelo. L'arcobaleno mi fa da corona. Perfetto è l'ordine che mantengo. Conoscermi è morire al tuo falso sé. Perfetto. Grazie Moonchild, grazie a tutti di seguirci, scusate lo abbiamo fatto anche per le persone e proprio per le persone che non potevano averci visto in diretta ieri e quindi rimane registrato intero oggi, può essere visto assolutamente, faccio vedere le piramide, vedete le prime. Oddio, che meraviglia, che bei ricordi, che bei ricordi. Grazie. Presto torni, dai, che presto torni. Bacione a tutti, buona onda. Buona onda e grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao Donato. Ciao, ciao tesoro. Ciao.